noi, per quello che è il narcisista, siamo solo ed esclusivamente un accessorio. Ecco, quello che voglio far capire alle persone che ci ascoltano, uomini e donne, che il narcisista uomo, la narcisista donna, non vi vede come Paola, Chiara, Claudio, Claudia, Marco, Danilo, Danila. No, vi vede esattamente come un oggetto, un accessorio. Non siete una persona. Perciò tu puoi essere qualsiasi cosa, ma non sei una persona, sei un oggetto. Ma ricordatevi una cosa importante, che se il narcisista vi ha scelto, o la narcisista, è perché siete persone di valore, perché avete quel qualcosa che a lui manca, perché, ricordatevi, brillate ed è geloso del vostro brillare ed è per quello che vi fa entrare nella trappola per spegnervi. Il loro obiettivo è proprio quello di distruggervi. Cercate di vedere il vostro valore. Cercate di riprendervi in mano e ricostruirvi. Cercate di capire che tutto ciò ce lo portiamo da un'infanzia, da uno schema che ci portiamo con delle carenze, che loro entrano dentro le pieghe della nostra anima e ci infieriscono ancora di più su quel dolore che già ci portiamo, su quel vuoto che ci portiamo dentro e praticamente il nostro vuoto assorbe il loro vuoto e diventa ancora più grande il nostro vuoto. E quando se ne vanno è il loro vuoto che sentiamo, non è nostro. Impariamo a capire che siamo umani e che siamo in grado di prenderci in mano, di volerci bene. Impariamo a capire che queste persone devono essere lasciate fuori dalla porta con un no contact totale. Perché il no contact non salva lui, salva voi di andare a controllare che cosa fa, cosa non fa, e quando vi fa sentire che non valete nulla e che non sarete mai alla sua altezza, ricordatevi che è lui che non sarà mai alla vostra altezza, è lui che è geloso di voi, è lui che vi toglie la luce, è lui che vi vuole spegnere, perché non arriverà mai al vostro livello, è per quello che vi vuole spegnere.